razzi, parlano 7 lingue e 5 dialetti, vanno a caccia di principi azzurri, indossano scomodissime scarpe di vetro, mangiano mele avvelenate, ma non hanno il pisello. Questo può girare nelle scuole, negli asili e nelle scuole primarie. A Venezia è stato tolto dalle scuole e dagli asili. Questo bambino si chiama Zaf. Zaf si è messo una corona sulla testa, lo vedete? E invece del portiere, adesso fa la principessa. Zaf, che è un bambino, fa la principessa. Tutti gli amici gli dicevano, ma Zaf, tu sei maschio, puoi fare il re, il principe, il meccanico, l'ingegnere, il maresciallo dei carabinieri, ma la principessa proprio no. Le principesse, il pisello, non ce l'hanno, gli dicono i suoi amici. Zaf si era proprio scocciato. E va bene, ho il pisello, dice Zaf, ma che fastidio vi dà? Lo nasconderò ben bene sotto la gonna, nei pizzi e i fiocchi. Quindi Zaf, insegnano all'asilo e alle scuole primarie, che il pisello lo nasconde sotto la gonna. Tutti erano gli amici allibiti e scandalizzati. Ma lo sai che sei strano? Non sarai mica un piantagrane, un fuori di testa, un anormale, uno scherzo della natura, un alieno o un gay, una femminuccia. E magari non vuoi giocare a pallone perché preferisci ballare. Scuola, sempre stiamo parlando asilo, scuola primaria, o un gay gli mettono nel testo. Vabbè. Zaf ci pensò su, ma non trovava una soluzione. Veramente, disse infine Zaf, io ve l'ho detto cosa sono, inizia con la P, cioè sono una principessa. Fu la fine del mondo, tutti gridavano, si strappavano i capelli e guardavano Zaf come se fosse un mostro peloso a 8 zampe. Mostro io, pensava Zaf, e quasi quasi gli veniva da piangere. Adesso basta, arriva una voce fuori dal coro, gridò una voce fra tante esterna. E tutti si ammutolirono e si fecero da parte. Una tipetta bionda, con gonna a balze e corona in testa, avanzò decisa e piuttosto arrabbiata. «E tu chi sei?» le chiedono i bambini. «Io sono la principessa sul pisello!» «Io sono la principessa sul pisello!» «Mi avete proprio seccata! Non ce la faccio più!» gridò isterica. «Sono 200 anni che faccio la principessa sul pisello e sinceramente sono stufa!» Voglio fare il portiere della scuola di calcio. La principessa sul pisello fa il portiere della scuola di calcio. Ma i portieri non hanno la gonna, dicono i bambini. Non è un problema, ormai ho deciso. E detto questo si sfilò prontamente il vestito di merletti e fili d'oro e lo consegnò a Zaf. La principessa sul pisello consegna i suoi vestiti da principessa a Zaf, che è quello col pisello. Sarai la principessa col pisello? E che nessuno fiati, dice la principessa a Zaf. Sarai la principessa col pisello e che nessuno fiati. Infatti nessuno osò dire una parola e lei si vestì da calciatore. Zaf indossò il vestito della principessa sul pisello, la principessa mise le scarpe con i tacchetti da calciatore. E scoprirono il segreto di vivere per sempre felici e contenti, essere ciò che si sentivano di essere senza vergognarsene mai. E la gente, alla gente ci pensò la fata turchina, cioè arriva la fata turchina e spiega alla gente cosa deve succedere. La fata turchina arriva e dice, faccio un incantesimo, e nessuno ebbe voglia di impicciarsi dei fatti degli altri. Ci fu un incantesimo e tutti furono contenti che Zaf era diventato la principessa col pisello e l'altra era diventato il portiere, e fu deciso di organizzare una bella festa. Questo è un libro che in sé, letto così, non c'è nulla di male, se è chiaro, però sappiamo che ha creato molte polemiche perché se interpretato in un determinato modo, letto magari negli asili o in prima e seconda elementare, magari può, e magari se letto da qualche insegnante particolare che vuole dare una determinata impostazione a questo libro, è chiaro che possono sorgere particolari dubbi se uno fa questa azione. È stato messo, diciamo, al bando da parte di alcuni comuni, come il comune di Venezia, e ripeto, da una ricerca che abbiamo fatto ci risulta che nelle librerie trentine ci sia stata una grande richiesta di questi nuovi libri. Noi pensiamo probabilmente perché c'è l'inizio dell'anno scolastico. Grazie. E quindi qualcuno riterrà di utilizzarli. Fugatti ha chiesto di intervenire, consigliera Borgonovo Re, prego.